Ragazzi, buongiorno, benvenuti alla didattica a distanza di tecnologia. Questa è la nostra prima lezione. Come potete vedere, la prima parte di questa lezione è un video, quindi potrete fermarlo più volte a seconda delle vostre esigenze. Alla fine andremo anche a compilare un modulo che mi invierete, ma questo lo vedremo più in là. Cominciamo con il ripasso di quello che abbiamo già visto in classe, cioè cominciamo con i metalli. Quindi potete prendere il vostro libro. Abbiamo visto la classificazione degli elementi. Abbiamo visto con la classificazione degli elementi la suddivisione in metalli, quindi non metalli, semimetalli, gas rari o nobili. Questo l'abbiamo già visto a scuola, come abbiamo visto anche cosa sono le leghe metalliche, quindi un'unione tra due o più metalli oppure fra un metallo e un non metallo. Ci siamo soffermati anche sulle due parole principali che sono la metallurgia e la siderurgia per le proprietà dei materiali metallici. Ricordiamo la temperatura di fusione. Ricordiamo la conduttività termica, la proprietà dei materiali di trasmettere il calore, la conduttività elettrica, la proprietà dei materiali metallici di trasmettere la corrente elettrica. Nelle proprietà meccaniche abbiamo fatto la resistenza alla trazione, la resistenza alla compressione e la resistenza alla flessione, mentre per quanto riguarda le proprietà tecnologiche, molto importanti sono la malleabilità e la duttilità. Andiamo adesso a vedere insieme un video di ripasso. Molti degli oggetti che usi quotidianamente sono in metallo oppure hanno parti metalliche. Qualche esempio? La ringhiera di un terrazzo, il telaio della tua bicicletta e la catena che usi per legarla, le pentole della cucina, le lattine che compri al supermercato. I metalli sono materiali molto utilizzati, ma quali caratteristiche hanno? Da cosa si ricavano? Quali sono i più importanti? Partiamo dalle loro proprietà. Hanno un aspetto lucente, sono solidi a temperatura ambiente, sono buoni conduttori di calore ed elettricità, hanno una buona resistenza meccanica e sono duttili e malleabili. Per migliorare le proprietà, i metalli vengono combinati insieme ad altri elementi. Le miscele composte da due o più elementi, tra cui almeno un metallo, sono dette leghe metalliche. Ad esempio, l'acciaio è una lega tra ferro e carbonio, dove il ferro è un metallo, ma il carbonio no. L'acciaio ha una resistenza meccanica maggiore del ferro, che è il suo componente principale. L'ottone invece è una lega tra rame e zinco, che sono entrambi metalli. L'ottone è più duro del rame, che è il suo componente principale. La parola metallo deriva dal greco metallon, che significa miniera. Infatti, solo pochi metalli, come l'oro, l'argento, il rame, si trovano in natura nella loro forma metallica. Tutti gli altri sono mischiati insieme ad altri elementi e si trovano sotto forma di minerali, dai quali dovranno essere estratti. Ad esempio, la magnetite è un minerale del ferro, la bauxite è un minerale dell'alluminio. Le miniere sono giacimenti da cui è possibile estrarre le rocce metallifere. Possono essere sotterranee o a cielo aperto. La metallurgia è l'insieme delle tecniche e dei procedimenti necessari all'estrazione dei metalli dai loro minerali e alla loro lavorazione per ottenere semi lavorati come lingotti e lamiere. La metallurgia del ferro si chiama siderurgia. Una volta visto il video, puoi tornare sul libro oppure sul quaderno e vai a ripassare le cose principali che abbiamo sottolineato. Fatto questo, dal registro elettronico potrai scaricare il modulo sulla didattica a distanza che ho preparato per te. Scrivi qui nome e cognome, scrivi qui la classe, quindi ripassa, ho scritto l'argomento, puoi riguardare di nuovo il video sui minerali, poi rispondi a queste domande, vero o falso.
inviami infine il modulo. Per oggi la lezione di didattica a distanza di tecnologia è conclusa. Alla prossima!